Esatto, Carmine Lizza, partiamo proprio dai rilievi critici che ha fatto Mattarella in questa lettera a Conte. Quali sono i rischi di questo decreto che ormai è diventato legge? Sì, una parte del decreto contiene, dà la possibilità di fare alcune sanatorie nelle costruzioni che saranno oggetto di ricostruzione. E questo, diciamo, è una cosa abbastanza normale che possa avvenire, perché si parla di piccoli abusi, parliamo così, e però in realtà ci sono alcune questioni che potrebbero portare alla non demolizione poi delle strutture temporanee che possono essere realizzate. Quindi c'è un vizio, diciamo, dal punto di vista legislativo, per cui bisogna sistemare un attimino giustamente la parte burocratica che poi ci permetterà di, una volta rientrati nelle abitazioni ricostruite, di togliere le casette, diciamo quelle abusive provvisorie che sono state realizzate. Sto parlando delle casette, quelle costruite vicino alle abitazioni, non chiaramente le SAE, non certo. Assolutamente. Ma le la norma salva nonna Peppina, di che si tratta? Ecco, è proprio a questo che si riferisce. Non sono grandissime situazioni nel centro Italia, non ce ne sono tantissime, però ci sono alcune situazioni tipo nonna Peppina, che praticamente ha realizzato una piccola casetta per non abbandonare i territori, e quindi in questo modo viene sanata questa situazione e dà la possibilità di vivere in quella piccola struttura fino a che la ricostruzione è completata. Non parliamo di tantissimi numeri comunque, parliamo veramente di alcune situazioni particolari, tra cui c'è anche questa di nonna Peppina. Sì, sono le persone che non hanno voluto lasciare la propria casa e quindi di solito nel giardino dell'abitazione hanno costruito queste casette. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino alla fine dell'anno. Sì, fino alla fine dell'anno. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire anche più soldi? Significa che i soldi ci sono, devono essere semplicemente spesi. Abbiamo un ritardo sulla burocrazia. Ogni volta che c'è un terremoto in Italia esce la famosa frase: la burocrazia uccide più del terremoto. E in realtà un salto in avanti si è fatto con il nuovo decreto sulla protezione civile, quello in vigore da gennaio di quest'anno. Si è fatto un passo in avanti importantissimo, dicevo, sul discorso della pianificazione, dando la possibilità addirittura di partecipare ai cittadini. Dov'è il vero problema? Il vero problema è che noi non possiamo improvvisare la fase dell'emergenza e la fase del superamento dell'emergenza. Fa parte della protezione civile e va costruita per tempo, va costruita, ahimè, in prevenzione. I ritardi vanno nella direzione della mancata pianificazione di protezione civile. Oggi la pianificazione di protezione civile è stata normata in maniera chiara e deve essere un percorso di sicurezza che deve fare l'intera collettività e deve portare ad individuare non solo le azioni da intraprendere durante l'emergenza, ma anche e soprattutto quella che sarà il post-emergenza. Mi spiego meglio. Se c'è nella pianificazione di emergenza sono già individuate le aree dove insediare le casette, non avremo il ritardo poi di andare a trovare queste aree, fare tutti gli studi per vedere se queste aree sono idonee oppure no, che poi sono degli studi assolutamente necessari. In tempo di pace sappiamo tutti che il nostro territorio nazionale è soggetto ad eventi sismici anche abbastanza importanti. Nella pianificazione territoriale si individua subito quali sono le aree di emergenza, del superamento dell'emergenza, in maniera tale da andare a comprimere quelle che poi hanno portato una serie di ritardi che stiamo vivendo adesso. Ma secondo lei, comunque, quali sono le misure più importanti per far ripartire la ricostruzione, calcolando che in alcune zone ci sono ancora le macerie e non sono state tolte? Esatto, e questo purtroppo oggi stiamo rincorrendo alcune situazioni, ma l'abbiamo detto più volte anche in questo studio, che la ricostruzione sarebbe stata lunghissima per la vastità del territorio interessato, per gli eventi che continuano ad essere sul territorio. E alcune misure sono quelle che sono state fatte in questo decreto, che in qualche modo vanno a stimolare la ricostruzione, cioè praticamente ci sono nel decreto, ci sta anche la parte di invogliare in qualche modo la ricostruzione, dicendo per esempio che dal 31-12 le SAE saranno, si pagherà un fitto, insomma si cerca di stimolare, di riprendere una situazione che purtroppo lo sappiamo non è delle migliori, ma lo sapevamo già al momento del terremoto, e questa situazione qui potrebbe essere la stessa anche in altre aree del nostro paese,
che purtroppo non vedono quella pianificazione territoriale fatta in un certo modo. Quindi non soltanto pianificazione per l'emergenza, ma dell'altra fase della protezione civile, che è il superamento dell'emergenza, che a mio avviso, insieme a quella della prevenzione, è la parte più importante, la parte, diciamo, su cui noi dovremmo lavorare un po' di più. Allora, dobbiamo chiudere questo spazio con una considerazione. Quanto sono importanti i cani che cercano i dispersi durante il terremoto? Quindi la scomparsa di Caos, che ha lavorato tanto ad Amatrice per cercare questi dispersi, ci addolora? Moltissimo, è del ruolo fondamentale, perché dopo un evento sismico, come nel caso di Caos, noi ci affidiamo moltissimo all'opera di questi animali, dei cani, che fanno un grandissimo lavoro e spesso, ahimè, anche durante l'emergenza stessa non riescono a superarla, perché poi loro non riescono a riposarsi, non si fermano davanti a nulla. Per loro e non è un solo un gioco, è un vero e proprio lavoro, una missione. E questa notizia di ieri veramente ci fa pensare, ci fa riflettere. Grazie per essere stato con noi. Grazie.